Ricordiamoci come siamo stati prima, quando la moglie del maresciallo portava lei da mangiare alla persona arrestata perché a suo tempo non c'era chi preparava da mangiare. Ricordiamoci quante volte il piantone della caserma ha dato 4 soldi a uno che non aveva da mangiare. Ricordiamoci quante volte siamo andati ad aiutare una vecchietta sola che non poteva andare a comprare le medicine. E allora ricordiamoci di andare avanti su questo valore dell'umanità, che è fondamentale per noi, ma deve essere fondamentale per tutto il mondo. E rimaniamo quelli che siamo. Grazie, un particolare ringraziamento devo poi rivolgere al signor generale Onorati, all'ispettore, a San Benedetto del Tronto, per aver organizzato questa bella manifestazione. Grazie ancora una volta per avermi regalato una bellissima giornata. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia!